Il Comune dell'Aquila, assieme ai comitati familiari vittime, ha presentato oggi le iniziative per il 9° anniversario del sisma, partendo dalla fiaccolata commemorativa delle 309 vittime. Il 5 aprile l'appuntamento è alle 22, con partenza da via 20 settembre per arrivare alla Villa Comunale la lettura dei nomi delle 309 vittime. Poi in Piazza Duomo alle 3.32 ci saranno i classici rintocchi. Le parole dello scrittore José Saramago sono il filo conduttore. Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo. Tantissime le iniziative commemorative il 5, il 6 e il 7 aprile. Il 5 aprile si parte alle 15.30 all'Auditorium del Parco con l'incontro con la Rete Nazionale dei Comitati Familiari delle Vittime. Noi non dimentichiamo, spazio anche al premio Avus. A Onna, presentazione di un libro e veglia di preghiera la sera. Il 6 aprile c'è la parte religiosa. A mezzanotte nella Basilica di San Giuseppe Artigiano la Santa Messa in suffragio delle vittime con Monsignor Petrocchi. All'1.30 alla Cappella della Memoria in piazza inizierà la veglia di preghiera. Alle 3.32 i 309 rintocchi in memoria delle vittime del sisma. Ci saranno anche altri appuntamenti nella chiesa a Pile e ancora altre messe nella Cappella della Memoria. Anche a Onna ci sarà la fiaccolata all'una, alle 2.30 nella chiesa di San Pietro la messa e alle 3.32 anche qui saranno ricordati i morti, 309 morti e le vittime di Onna. Alle 8.30 una staffetta commemorativa che partirà da Castelnuovo per arrivare alla casa dello studente. Altre iniziative nella chiesa del cimitero, ma anche culturali, ma sempre per non dimenticare, nel Muspac e nel Museo Nazionale d'Abruzzi a Casa Onna. Il 7 aprile è lo spazio dei concerti. Alle 16.30 il concerto in memoria dei 309 angeli a cura del comune, alle 17.30 le cantrici di Euterpe e Aquila Altera Ensemble. Alle 18.30 il concerto del conservatorio, concerto anche a Onna a cura del Goethe Institute. Quello che è successo è un qualcosa che fa parte delle nostre storie, fa parte del nostro intimo. Il ricordo è intimo, la memoria è memoria di comunità, di collettività. Laddove non c'è memoria c'è una comunità arida. Se a 9 anni dal sisma stiamo ancora a chiederci se una comunità deve o meno ricordare, deve o meno fare memoria, significa che non abbiamo capito nulla da quello che è successo. Memoria è memoria di tutti. È memoria per far sì che quello che è accaduto, in cui c'è la mano dell'uomo, perché è una strage in cui la mano dell'uomo è stata importantissima, non debba più accadere.